E amici di Lombardia TV, naturalmente in compagnia di Paolo Cognetti da Firenze, in quel di Sanremo. Innanzitutto, come ti trovi qua a Sanremo? Ma molto bene, l'atmosfera del festival è sempre molto gratificante, molto, molto bella, quindi vale la pena di viverla. Perfetto, tra le tue mani hai il tuo bellissimo album, che adesso per appunto ci racconterai un po' innanzitutto come da quanti tracce è composto e soprattutto quanti singoli stai promuovendo in questo istante. Allora, Rinascita è un album per pianoforte solo, è uscito per la RSB Records l'anno scorso, il 2 giugno, e ora abbiamo concluso la parte di presentazioni, abbiamo fatto una presentazione a Milano, Roma, Firenze, Milano Marittima, e adesso stiamo partendo con il tour. Essendo il pianoforte solo, diciamo che il concetto di singolo viene un pochino meno, però abbiamo fatto uscire un primo videoclip che è Rinascita, che è la title track dell'album, e adesso appunto, diciamo, in primavera e estate dovrebbe accadere il tour, che ci porterà non solo in Italia, devo dire, ma anche all'estero, perché comunque non avendo dei testi di riferimento, quindi la musica può essere apprezzata anche da stranieri, quindi andremo sicuramente negli Stati Uniti e nel resto d'Europa. Perfetto, come nascono invece i tuoi brani a questo punto? Io chiamo Rinascita la mia musica del pianoforte solo come il mio diario musicale, quindi alla stessa maniera di un diario in cui uno esprime quello che gli succede, quelle cose, allo stesso modo, diciamo, lo faccio in musica. Quindi, diciamo, tutti i brani sono collegati a un evento, a un pensiero, a una riflessione della mia vita, che poi viene tradotta in maniera anche abbastanza immediata, proprio come in un diario, in musica. Perfetto, dato la copertina del tuo album è molto particolare, come potete vedere. Innanzitutto, puoi raccontarci un attimo come è stata realizzata? Allora, siamo stati a Quercianella, che è un posto in Toscana dove è molto, molto bello, e la copertina in realtà non ha post-produzione, sostanzialmente ero nell'acqua per davvero alle 6 di mattina, faceva anche un discreto freddo, e l'idea è proprio quello di valorizzare l'elemento dell'acqua, fondamentalmente, e quindi l'idea che, diciamo, io in qualche maniera ex pesce divento uomo, se vogliamo metterla così. Infatti anche alcuni elementi, diciamo, del mio abito sono realizzati con delle placche di metallo che ricordano come delle scaglie, come del pesce. Poi, detto così fa un po' effetto, perché siccome sono anche pesci, diciamo, in realtà ci ho giocato, sì, tutto un po', poi la rinascita, l'acqua, insomma, ci sono molti collegamenti. Prima di salutarti, naturalmente facciamo ricordarti tutte le tue pagine social per tutti i nostri amici che ti vogliono seguire, certo. Poi un saluto naturalmente ai nostri telespettatori di Lombardia TV. Assolutamente, allora, vabbè, io sono presente su tutti i principali social, quindi Facebook, Instagram e Twitter, con il nome Paolo Cognetti. Su Instagram invece sono Paolo Cognetti Music, e però il mio portale vero e proprio è il mio sito, naturalmente, che è paolocognetti.com. Quindi un saluto a Lombardia TV, grazie per avermi ospitato.